Continua a parlare straniero il Giro della Lunigiana 2016, dopo la vittoria di ieri del russo Kazanov, oggi a sventolare la bandiera del Kazakistan. Sul gradino più alto del podio sale infatti Pronsky. È lui ad aggiudicarsi la seconda tappa con partenza e arrivo da Fosdinovo. Il tappone del Giro della Lunigiana, 116 km con 4 GPM, 3 passaggi da Amola e la salita verso il traguardo finale di Fosdinovo. Subito dopo il via il primo tentativo di fuga con un atleta laziale e uno dell'Afghanistan. Il loro tentativo però dura solo fino al chilometro numero 28. Il gruppo non fa tempo a riassorbirli, che ecco il secondo tentativo di fuga orchestrato da 4 atleti. Obiettivo la conquista del GPM, al quale transita per primo Cervelliera della rappresentativa lombarda. Al 43° chilometro scatta l'azione di Donegà, dell'Emilia e di Rivi, del Trentino, al cui inseguimento si lanciano 5 atleti che ben presto raggiungono in 2 che hanno lanciato la fuga. In testa c'è quindi un gruppetto di 7 ragazzi. Al chilometro numero 80 però si esaurisce anche questo tentativo. C'è ancora spazio per provare a staccarsi, ma il gruppo controlla. A decidere tutto sarà, come prevedibile, la salita finale. A fare l'andatura sono gli atleti della Slovenia e 2 di loro, Pogačar e German, attaccano seguiti dal kazako Pronsky. Su di loro si riportano poi Monaco, Primozzi, Innocenti e Buracchi. Davanti 7 atleti ai quali si unisce anche il leader della corsa Kazanov, dopo aver accusato un momento di difficoltà. L'arrivo è tiratissimo e la tappa si conclude con una, questa sicuramente meno prevedibile del resto, volata a 2. A spuntarla davvero di poco è il kazako Pronsky, secondo Battistella, terzo Pogačar. Domani la terza ed ultima tappa, quella che deciderà quindi il vincitore della 41esima edizione della corsa. Partenza dalla Spezia, dal piazzale antistante il Molo Crociere, e arrivo a Ortonovo dopo 113 km di corsa. In mezzo il circuito di Salzana da ripetere 3 volte, il passaggio per Castelnuovo Magra con lo strappo della Carlotta, poi Dogana di Ortonovo, Marina di Carrara, nuovamente Salzana. Da qui il tratto finale che condurrà al traguardo nel borgo di Ortonovo con una serie di tornanti e l'arrivo in salita a 300 metri di altezza. Giudice, posso arrivare con te? Bravo, grazie!